Come tutti mi dicono, scherzando, spero, non ho mai lavorato granché manualmente, però l'ho portato perché così in settimana, con l'ausilio e l'autorizzazione di chi la terra la porta via a costo zero, magari ne prendiamo un po' e ce la teniamo per ricordo. Anche per ricordarlo, anche lei, consiglieri comunali del passato, molto recente, hanno passato il loro tempo, e questa è una cosa veramente dopo un po' fastidiosa, hanno passato il loro tempo a spiegarci come funziona il mondo, no? Che beati loro lo sanno, ma io non lo so, e quindi leggo tutto e dico magari c'è qualcuno che me lo spiega. E vedermi scritto su questi commenti, ah non vi dicono la verità, ah quella terra resterà lì, vita naturale durante, facciamoci l'impianto di sci, mettiamoci lo skills, tutte queste guardie sono bagianate, che sono bagianate, che vanno però a influire su quello che è un aspetto di un lavoro che magari tutti ce lo siamo dimenticati. Ma guardo il consigliere Gazzinelli, che invece ve lo riconosco, l'ha sempre richiamato come un lavoro fondamentale, e ancora l'altra sera, quasi con emozione, mi diceva: guarda che tra 30 anni qualcuno si ricorderà di cosa abbiamo fatto. Pochi anni fa c'era un altro signore, seduto lì, che con una battuta ha detto: se non lo facciamo mi dimetto, che era allora consigliere Bonetti. Questo lavoro che è rimasto in un cassetto per 10 anni, qualcuno l'ha fatto, e l'ha fatto questa amministrazione con risorse proprie. Io spero che non serva mai, l'altro giorno siamo andati a vedere dove c'è la presa, speriamo che non serva mai, ma quel lavoro è stato fatto per il bene di tutti. Abbiamo avuto dei ritardi, avremmo sbagliato anche in quel caso, ma è fatto una cosa giusta. Rispetto al preventivo che il consigliere Rosso ci aveva fatto in un consiglio comunale, preventivo non fatto professionalmente, politicamente, mi scuso, in quest'aula, dal consigliere Rosso ci diceva: ma sì, commenti 30.000 porti via, quello che commenta su Facebook ci ha fatto un preventivo da 145.000 euro, un ex consigliere comunale. E quella roba lì è una roba che teniamo agli atti, così ci ricordiamo anche che non sbagliamo solo noi, ma sbagliano anche gli altri. Poi la stessa persona dirà che gli abbiamo raccontato che non era sottoprodotto, era rifiuto, ci saranno tutte le giustificazioni del mondo. Ma la realtà è che quella terra lì va via da qualche roba a costo zero per la comunità. Quindi, delle due l'una.